Mr. Kaniuk. Signor Kaniuk, in italiano il titolo del libro è 1948, lo ha scritto 60 anni dopo. Perché ci è voluto talmente tanto tempo per ricordare questo periodo storico così particolare? Look, between 1945 and 1947, gli anni tra il 1945 e il 1947, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della guerra d'indipendenza, hanno segnato la nostra generazione. Cominciavano ad arrivare i sopravvissuti. Abbiamo capito cosa era stato l'Olocausto, di cui sapevamo poco. I rapporti tra noi e gli arabi si fecero estremamente tesi. I think these 2 years molded us into something that I always said that taught us how to build. Questi anni ci hanno forgiato, ci hanno insegnato a costruire uno Stato in un ambiente ostile. Sin da bambini abbiamo dovuto imparare a costruire uno Stato. Cominciavamo da nulla. Partecipai alla prima battaglia senza mai aver sparato un colpo prima. Fu una battaglia nella quale furono uccise 23 persone. Dovetti imparare a combattere in battaglia. Non avevamo molte munizioni. Ricevevamo dalla Cecoslovacchia i fucili. Delle circa 1100 persone che hanno combattuto al mio fianco, 400 sono state uccise in 4 mesi. Così, ogni notte, prima di andare in battaglia, si scavava una fossa, si andava in battaglia e tornando si seppellivano i corpi. Era tutto così teso, intenso. Gli arabi combattevano bene, non come si usa dire. Specialmente i giordani e i palestinesi, che allora non si chiamavano ancora palestinesi. Era una guerra veramente dura. E quando è finita, avevo appena 18 anni e mezzo. Prima della guerra, lavorai per un po' in una nave che portava ebrei in Israele. Fino allora non avevo mai incontrato persone che erano state ad Auschwitz. Non sapevo che c'era una generazione che non aveva idea di dove fossero i loro genitori e le loro case. Arrivavano tutti questi nuovi migranti e molti erano bambini. Arrivavano tanti orfani. Nella barca nella quale lavoravo c'erano 400 orfani. Avevano 13-14 anni. Non sapevano il loro nome. Non sapevano chi erano i loro genitori. Dopo la guerra cominciai a scappare. Andai a Gerusalemme. Iniziai a dipingere. Poi andai a Parigi a studiare pittura. E poi andai in America. Per 10 anni scappai dai miei incubi. Avevo degli incubi terribili. Di notte gridavo, perché per tanto tempo avevo visto la morte negli occhi. E allora cominciai prima a dipingere e poi a scrivere. E da quando ho deciso di fare lo scrittore, all'età di 28 o 29 anni, poco a poco cominciai a guarire. Dapprima riscrissi una cosa che avevo scritto mentre lavoravo sulla barca. Ma la gente diceva, non sai scrivere, scrivi male. In effetti, non ho mai scritto come gli altri. Per tutta la vita ho provato a raccontare la guerra cui avevo partecipato. Provavo e smettevo. Nel 2005, 7 anni fa, mi sono ammalato di cancro. Una malattia dura. Per 3 settimane sono rimasto in coma. Non ero su questa terra. In coma. I was not here. I don't remember, of course, ovviamente non ricordo nulla. Ormai mi davano tutti per morto. La gente veniva a darmi l'ultimo saluto. E invece, in un modo o nell'altro, ne sono uscito. Nessuno sa come. La gente dice che è merito di mia moglie che mi tenne la mano per tutto il tempo, raccontandomi delle storie. E quando ne sono uscito, è stato come un nuovo inizio. Mi ero svegliato dalla morte, che quasi mi aveva preso durante la guerra e che tentava di prendermi ora che ero vecchio. E questo mi ha permesso di tornare alla mia storia. Mi sono detto, non mi ricordo di tutto. La mia memoria è labile. I ricordi possono essere veri o falsi, ma questo è quello che ricordo. And
E ho scritto un libro dalla guerra. Un famoso generale ha detto davanti a testimoni: è la prima volta che leggo un libro sulla guerra, che non è sulla guerra, ma dal mezzo della guerra, dallo stomaco della guerra. Quando ho pubblicato il libro, avevo 80 anni ed è stato un grande sollievo, perché molti giovani qui non sanno cos'è stata veramente quella guerra. Sì, sanno, ma un conto è sapere della guerra e un altro è venire dalla guerra. Sono due cose diverse. È lo stesso per i sopravvissuti dei campi di concentramento. Non descrivevano i campi, venivano dai campi. Lì si poteva sentire dire: ho preso i diamanti che mia madre aveva inghiottito per nasconderli dopo che è morta e li ho venduti agli SS per salvare la pelle. Lei ha detto che questo libro rompe alcuni stereotipi sulla guerra del 1948. Il primo è che gli ebrei combattevano per cacciare gli arabi che vivevano qui. Il secondo è che gli ebrei erano eroi in combattimento. Entrambe le versioni erano false. Non siamo stati né così ignobili né così eroici. Eravamo partigiani che combattevano da partigiani, ma non combattevano per cacciare gli arabi, perché loro avevano iniziato la guerra e noi stavamo reagendo. Non è stato sempre bello ciò che abbiamo fatto e molte volte non è stato bello da parte loro. Bello? Non so se è la parola giusta, ma ad esempio la battaglia di Ramle è un concentrato della tragedia della guerra arabo-israeliana. Ero lì, soldato. Gli abitanti arabi erano fuori dalla città, volevano tornare. Ma in una sola notte, ebrei sopravvissuti all'olocausto arrivarono in una sola notte con dei camion. Presero semplicemente le case. Senza chiedersi cosa fosse giusto, venivano dal peggior inferno della storia. Mi ricordo come presero la città. In due minuti era loro. Era una delle più antiche città arabe in Israele. Una città che nel XII secolo era persino la capitale di un califfato arabo. Così io stavo lì, tra due ingiustizie che si incontravano. Non due giustizie, due ingiustizie, riflesse una nell'altra e riflesse su di noi. Avevo 18 anni, ho visto questa gente. Una donna è venuta da me, ha visto una casa, vi è entrata, vi ha attaccato un cartello fuori: parrucchiere. E subito si è formata una fila di donne per farsi tagliare i capelli. Arrivavano in una nave, 3.000 persone, come pecore, capisce? E volevano farsi belle. Pochi mesi fa, dopo un'intervista a Jaffa, una donna venne a parlarmi. Avrà avuto 77-78 anni, una bella donna con dei begli occhi blu. Mi disse che aveva pensato a me per tutta la vita. Le chiesi perché, rispose: sulla nave lei si prendeva cura di noi bambini appena usciti dall'inferno profondo nel quale eravamo stati. Ci portava sul ponte a respirare, ci metteva a letto, era molto gentile. Ricordava che un giorno le avevo dato un mandarino, chissà dove lo trovai. Mi descrisse il piacere che provò nello sbucciare il mandarino e nell'annusarlo. Mi disse che se le avessero dato un miliardo di dollari non sarebbe stata la stessa cosa. Questa è stata la mia gioventù. Questa gente e gli arabi che combattevano e noi che combattevamo, spesso abbiamo fatto cose sbagliate.
era la guerra. In un certo modo, tutto ciò mi ha formato. Le vittime dell'Olocausto e la guerra dell'indipendenza sono stati il centro della mia vita. Two things, the Holocaust victims and the war for independence, been the center of my life. 64 years after. 64 anni dopo, pensa ancora che la soluzione alle ingiustizie create dalla guerra d'indipendenza del 48 sia nella formula due stati per due popoli? It's in the formula of two states for two people. Fui uno dei primi a parlare all'inizio degli anni Ottanta e anche prima, ma oggi non ci credo più. Semplicemente non credo che questi due popoli possano fare pace nei prossimi 50 anni, perché c'è talmente tanto rancore. Siamo popoli testardi, entrambi. Vogliamo più terra. Da un lato, se Hamas conquistasse la Cisgiordania, sarebbe a 12 km da Tel Aviv e la trasformerebbe in un'altra Sderot. D'altra parte, se noi annettessimo alcune delle loro città, sarebbe inaccettabile per loro. Non vedo soluzioni. La sola cosa possibile è fare passi graduali. Sono necessari anni. Non può succedere in una notte. Non è come dopo Oslo o Ginevra. C'è stato troppo sangue. It cannot happen now overnight. It's not like after Oslo or Ginevra. It's too much blood and too much. Credo che alla fine la soluzione sia la divisione, ma non può succedere ora, perché c'è ancora troppa rabbia. But it will not happen right away because too much anger is still there. The 2000-2005 an official war. La seconda intifada tra il 2000 e il 2005 ha ucciso la speranza di pace non solo in lei, ma nel cuore della maggior parte degli israeliani. È come se gli avvenimenti recenti abbiano avuto un impatto più profondo sulle prospettive di pace delle guerre del 48 e del 67. Sono tornato dall'America nel 1961. Nel 1962 ero uno dei primi della cosiddetta sinistra. Combattevamo per i diritti degli arabi in Israele, prima della guerra del 67. Facevamo manifestazioni in Galilea e più tardi, dopo il 67, insieme a Emil Habibi, un grande scrittore arabo, forse il più grande, abbiamo fondato un comitato di ebrei arabi, palestinesi e israeliani per la pace. Abbiamo fatto tutto. Ero molto coinvolto e impegnato. Abbiamo fatto ciò che pensavamo fosse nostro dovere fare. La stampa estera ci ha dato spazio, ma lentamente mi sono ricreduto. Quello che è successo a Gaza è tipico. Grazie alle pressioni della sinistra israeliana, il governo ha deciso il ritiro da Gaza. Abbiamo lasciato Gaza, evacuato 8.000 ebrei e immediatamente gli altri hanno cominciato a sparare. È normale domandarsi, bene, abbiamo diviso e poi ci sarà un'altra guerra? Dobbiamo dividere la terra in modo da non lasciare ferite aperte. Ma come farlo? Non so, non è per la mia generazione. Quando accadrà, non ci sarò più. Come giudica il modo in cui l'Italia, l'Europa, vedono il conflitto arabo-israeliano? Bella domanda. Israele ha un governo che non va nella giusta direzione, un governo di destra. Israel is not right, and we have a terrible government, and we have a right-wing government. And I just written last Friday. Ho appena scritto su Arez un articolo per criticare il mio governo, però senza rinnegare ciò che dico in Israele, penso che l'antisemitismo sia molto forte nel mondo. I think that antisemitism is very strong in the world. E oggi essere anti-israeliano è un modo per essere antisemita. Dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stato più sexy dire cose cattive sugli ebrei. Così si attacca Israele. Pensi alla Siria oggi, dove centinaia di persone vengono massacrate ogni giorno. Ha meno spazio sui giornali di due palestinesi uccisi a Gaza.
Perché? Two Palestinian being killed. So why? I mean, are we the worst in the world? Siamo i peggiori del mondo? So in a way, non siamo perfetti. Sono molto arrabbiato con il mio governo, ma credo che l'odio verso Israele sia ingiusto. In Africa, in Europa, ovunque nel mondo, ci sono tante ineguaglianze. E invece è sempre Israele ad attirare le critiche. Israele è descritto come il peggior paese del mondo. Ma non è vero. Ci sono talmente tanti conflitti risolti in questo mondo. Non si possono risolvere tutti i conflitti. Non mi piace questo. Una volta in Europa mi invitavano molto perché parlavo in modo molto critico di Israele, ma da quando ho cominciato a dire che entrambe le parti si comportano in modo scorretto, gli inviti si sono diradati. Nonostante la pubblicazione dei miei libri, ma non vogliono più sentirmi. Vogliono solo israeliani che ripetono: abbiamo un cattivo governo, quello che facciamo è male, siamo i peggiori. Ma non è vero. Quando abbiamo lasciato Gaza 7 anni fa, i palestinesi hanno cominciato a sparare missili. Vorrei vedere la gente a Roma, a Venezia o a Parigi vivere in queste condizioni. Noi ci viviamo. Ha combattuto per la creazione dello Stato 64 anni fa, ma ora dice di essere insoddisfatto per alcune scelte politiche del suo governo. Può vedere ancora una missione positiva dello Stato di Israele? E qual è, secondo il suo punto di vista? Zionism was the national movement of the Jews. Il sionismo è il movimento nazionale degli ebrei, che per 2 millenni sono stati sparsi ovunque. Il sionismo consisteva nel portare gli ebrei qui, perché è il solo posto dove possono vivere senza essere attaccati, perché ovunque nel mondo, inclusa l'Italia, erano attaccati. Questa è la ragione per la quale abbiamo creato questo Stato. Pensavamo, e ci credo ancora, che Israele fosse la scelta giusta. So in a way I still believe in it, and I still believe that Israel can be, but under the condition of today, when you have right-wing government with all these religious con un governo di destra e tutti questi elementi religiosi che non incarnano i veri valori della religione, la stanno distorcendo, non sono sicuro che Israele possa sopravvivere. Sa, io ho lasciato la religione ebraica un anno fa. Sì, perché l'ha fatto? Amo la religione ebraica e la conosco, ma penso che ci sia una deriva messianica che non condivido assolutamente. Così, visto che mia moglie non è ebrea e le mie figlie non sono ebree, il mio nipote che è nato 2 anni fa non è ebreo e io sono il solo ebreo nella famiglia, avevo paura, capisce, con tutto quello che succede. In the family I was afraid, you know, all this going. No, but al Ministero degli Interni, quando ho detto che non volevo che sulla mia carta d'identità figurasse la dizione ebreo, mi hanno risposto: se vuole essere musulmano o cristiano va bene, ma non può lasciare la religione ebraica senza abbracciarne un'altra. Ho fatto ricorso. Mi sa che il giudice non aspettasse altro. Ha stabilito che la gente ha il diritto di scegliere e così ho avuto il permesso di essere parte della nazione ebraica e non di religione ebraica. Sono il solo ebreo non religioso per scelta in Israele. Ne sono molto felice, perché penso che se non impariamo a separare lo Stato dalla religione, allora la religione diventerà più estrema e così la nazione. Non funziona. Lo sapete in Italia, lo sapete in Europa. Quando la Chiesa aveva il controllo, non era bene. La nazione deve diventare autonoma, così la Chiesa può stare al suo fianco. Ma nazione e Chiesa non possono essere la stessa cosa, perché la nazione è un popolo anarchico e la religione è una legge. E così sono qui, un ebreo non ebreo. In Hebrew you said that is din, is mishpat, is
is a judgment. And so here I am, non-Jewish Jew. Non-Jewish Jew. Toda rabba.